Allora Luca, sei pronto per costruire una casa sull'albero da 10 secondi, 10 minuti e un'ora? Pensi di essere in grado? Sono prontissimo, ho tutto, guarda, ho già gli alberi, ho già i blocchi, ho tutto pronto. Va bene, però questa volta inizierò io, d'accordo? Perché hai iniziato tu un sacco di volte, questa volta tocca a me, assolutamente. Hai 10 secondi, eh? D'accordo, aspetta che trovo l'albero che mi piace di più. Pronto? 3, 2... Uno, vai! Ok, scaletti! Uno, perfetto, ora andiamo. Due, allora un po' così. Ah, tre, spacca! Perfetto, una scala di qua. Quattro. Oh, ok, perfetto. Cinque. Piano, Luca, cioè volevo dire. Sei. Ok, così, perfetto. Sette. Vabbè, tranquillo. Otto, a posto così. Nove. Metto un table così. Ottimo. E dieci. Finito. Ah, cos'è stato? Non ho fatto niente. Oh, ho soltanto aperto la cesta. Ho sentito qualcosa. Questa è la mia mini casa nell'albero. Oh, molto mini. È abbastanza nascosta, come puoi vedere l'entrata. Aspetta, metto un po' di foglie così. Così si vede meno. Ottimo. Ma cos'è qua? Sono blocchi comunque. Ah, vabbè, scusami, era per nascondere meglio. Ma ora, Luca, dopo aver visto la mia mini base all'interno dell'albero, sono curioso di vedere la tua. Ah, ti sorprenderò. E pronto? Certo che sono pronto. Vuoi che inizi il conto alla rovescia? Vai, verso la vai, tua casa, vai, sull'albero. Ma dove sta l'albero? Ah, penso aver capito cosa vuoi fare. 3, 2, 1, via! Vai. Okay. Uno, bello, due, quanto tempo mi ha fatto tre, sto albero. Quattro, e... cinque, sei, sette, otto, nove e 10. Basta, Luca, fermati. Ti devo tenere sotto controllo. Vediamo. Che roba, non è male. Ma cosa c'entra questo legno qui, scusami? Per le torce. Ah, è per la torcia. Vabbè, questa te la concedo. Hai visto? Albero con tanto di ascensore. E guarda, da sotto non si vede praticamente per niente. Beh, hai ragione. Tutto sommato è una cosa molto, molto interessante. Nel senso che è un po' meno mimetica della mia, se la vedi da lontano. Ma da sotto e soprattutto contro i predatori è un'ottima, ottima casa. Vero. Ma Luca, spero che tu abbia un'idea altrettanto intelligente per quella da 10 minuti. Quindi mettiamoci al lavoro subito. Dai, seguimi. Ok, Luca, allora si è preso tutto quello che ti serve. Possiamo iniziare. Hai adottato la mia tattica, degli alberelli. Anch'io altri alberelli molto più interessanti. Allora, iniziamo la costruzione di questa base in 10 minuti. 3, 2, 1, via! E quindi facciamo anche un doppio albero, così... Luca, tu cosa stai facendo? È venuto basso, ma uffa. Ah, hai fatto un albero troppo basso. Vabbè, dai, ne puoi anche fare un altro, non è un problema. Dai, l'importante è che ti sbrighi, che 10 minuti passano in un battibaleno. Tocca buttarlo giù. Espi, cos'è quell'ammasso di fogliame e legna? Ah, sono bloccato! Ok, ci sono. Ma come, che cos'è? Questa è la mia piramide di alberi. Vedi, parte tutto da un albero. Ah, aspetta, parte tutto da un albero singolo. È storta. Vabbè, adesso la spiego un po' verso destra. E poi diventano due alberi e poi tre alberi. Comunque mi è venuto l'albero giusto. Oh, finalmente un albero decente tu, Luca. Molto meglio così, mi piace. Luca, però un piccolo dubbio, non so dove mettere il bagno, porca miseria. Dici di metterlo in camera? Il bagno? Boh, fallo in giardino. È perché è un po'... Oh, sì! Ho un'idea, aspetta, bello separato dalla camera. Lo piazzo qui. Perfetto, un bel luogo molto segreto. Mentre... guarda cosa stai facendo! Ma stai facendo un sacco di progressi, tu! Guarda che roba! Hai visto? Mi piace un sacco la tua idea, dopo vengo a vederla meglio. E... fatto! Cosa ha fatto, Luca? Ok, un altro forno qui. Dove... Sono cosa qui da Tespi! Come sono sei qui da me? Cosa sono queste cose di metallo che posi... Cos'è sta corda? Vieni sotto! Mi vuoi tirare giù l'albero? Di la verità! Che criminale, sempre a... Ma che tira... Ma va... Cosa stai facendo? Ma hai finito di fare la tua casa? Tieni uno di questi e seguimi. Ma come segui? Ma dove dovrei seguirti? Devi appenderti qua sopra. Ma è un casino, ma ce la si fa? Ecco. Oh, vediamo. Oh, mamma mia, ma funziona benissimo. Ma aia, che testata che ho preso. Ma quindi è finito sta tua nuova casa? No, vai giù, non puoi guardare. Come non posso guardare? Ma prima mi inviti e poi mi butti giù. Ma che problemi? Va bene, d'accordo, scendo. Ma porca miseria. Ok, Luca, ho piazzato tutto quello che mancava. E ora la mia bella piramide, eccola qui! Bella, pronta a essere confrontata con la tua casa sull'albero, che devo dire non è male. Io ho quasi finito. Come quasi finito? Dai, Luca, che 10 minuti sono scaduti ormai. Fammi salire. No, io lasciami un secondo. Ma non è vero. Ma sì che sono scaduti, dai. Io sto salendo, Luca, piazza le ultime cose. No. Veloce. No. Dai. No.
È inutile che fai così. Cos'è questa? È una vaschetta per uccellini? Devo mettere la mia panchina. Va bene, dai, solo la panchina ti concede, poi basta. Ok, e panchina, perfetta così. Aspetta che chiudo qua dietro. Ottimo, devo dire che tutto sommato non te la sei cavata male per questa casa sull'albero. Adesso ti faccio fare un tour. Allora, qua c'è la zona relax. Aha. Guardare le piante, tutto qua. Poi c'è la zona produzione. Oh, mi piace come idea. Qui ci sono le fornace, qua c'è la zona avvistamento. Oh, la zona dove chest. Puoi vedere qua, la zona avvistamento, dove vedere. Oh, che bellissimo panorama che c'è qui. Hai visto? E questo qua era un ramo, eh? Era un ramo che ho tutto tagliuzzato le foglie per farci una scala. E qua sotto c'è la zona segreta. Guarda che roba, una vera e propria camera da letto. Beh, devo dire che tutto sommato non mi dispiace la tua casa a 10 minuti nell'albero. E si può andare dalla tua. Assolutamente, utilizziamo questo bel sistema. Aspetta, che è difficile aggrapparsi. La scala. Miseria. Quindi così e via. Allora, Luca, come puoi vedere, aia, è una piramide al contrario, con la punta verso il basso, fatta di diversi alberi. Ho fatto crescere alberi su altri alberi su altri alberi. Guarda che è stato difficile organizzare tutto quanto. E poi ho scavato un passaggio che permette di realizzare varie stanzette. Questa ovviamente è la stanza del crafting e produzione. Quella cesta non si può aprire. Oh, porca... vabbè, un piccolo problema logistico. Aspetta che lo risolvo subito. Tac, legno andato. E cesta che si può aprire. Di qua dove si sale? Qui si arriva nella cucina. Addirittura la cucina. Qui abbiamo la nostra cucina. È un po' strano da navigare, sembra un labirinto. Esattamente, l'ho reso, possiamo dire, più a contatto con la natura possibile. Vedi, qui abbiamo la cucina sospesa sopra un ramo, anzi su delle chiome di alberi, con sedia, tavoli e frigorifero. Mentre da questa parte c'è ovviamente la camera da letto con vista. Col water, non con vista. Scusami, il water ovviamente l'ho messo in vista della tua casa. Per la mia casa? Disgraziato. Vabbè, scusami, se uno ha bisogno di qualche stimolo, guarda la tua casa. Vabbè, comunque, invece qui abbiamo la mia camera da letto. Come puoi vedere, la mia camera da letto è completamente diversa e separata dal water. La tua non è nemmeno un bagno, se ci pensi. Dai, che dobbiamo fare quelle da un'ora. Assolutamente. Non c'è tempo da perdere. Mettiamoci all'opera. Via, 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 via. Ok, Luca, pronto a piantare gli alberi che ci porteranno verso il cielo? Sì, ho finito adesso di spianare. Guardate che bello spazio. E allora sganci i materiali, dai, che dobbiamo iniziare. Alberelli per il signore Spigiocchi. Ok, inizio a piantarli allora. Poi un bel po' di legno. Perfetto. Legno per raffinare la casa. D'accordo, dai, mettiamoci al lavoro. Anzi, neanche il bombino. Inizio a far crescere. Vai, che io intanto finisco qua. Guarda quanto grande è venuto. Perfetto, facciamone altri. Io vorrei fare un misto fra la mia casa e la tua da 10 minuti. Verrà spettacolare. Sì. Espi, cosa hai piantato un albero all'interno? Vabbè, ma scusi, ma questo è semplicemente decorazione, d'abbellimento, mica per costruire ancora. Ma fanno sopra. D'accordo, ora ci metto una bella staccionata qua. Ma tu cosa hai fatto nel frattempo? Che sei qui a lamentarti? Ho fatto l'ascensore. Come l'ascensore? Dove? Davvero? Qua. Ma dove? Qui. Qua. Ah, qui. Ecco cosa stavi facendo. Cos'è sta roba? Ma davvero? Ma che spettacolo. Ma funziona benissimo. Vabbè, Luca, in effetti. Hai visto? Adesso lo devo alzare. Dai, che c'è un sacco di roba da fare. In effetti dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo continuare con la costruzione. Luca, quanto ancora devo andare avanti qui con questa scala? Ancora lì. Guarda che roba. Che tristezza. Io ho finito l'ascensore e le scale principali. Scusa, ma ancora fa l'ascensore? Tu dai, su, non perdere tempo. Dobbiamo fare un sacco di altra roba. Ok, devo fare il tetto qui. Casomai la facciamo un pochino piccola, ma questa volta la decoriamo per bene. Hai fatto tutto alto 2 qui. Vabbè, non c'avevo tanto spazio, Luca. È per fare un piano anche sopra. Dai, non lamentarti di tutto. Ok, Luca, la casa è abbastanza alta adesso, ma è decisamente vuota. Hai in mente qualcosa per decorarla? La struttura è praticamente finita, ma dobbiamo riempirla. Assolutamente. Facciamo la cucina qua intanto. Mi sono svuotato l'inventario tutto per... Questo, cos'è sta roba? Ma è un fumetto. Cos'è? Ah, il frigo. Questo è... Aspetta un attimo. Dov'è che metto la cucina però? Magari qua, la stanza di fianco. Sai cosa possiamo fare? No, un'idea. Qui facciamo la sala da pranzo e qui al piano sopra la cucina. Ma che senso ha? Ha un bellissimo senso. Va bene. Mamma mia, che frigo strano che è questo. Si può anche aprire, ma è bellissimo. Hai visto? È già pieno. Ed ecco che un po' di cucina è pronta, Luca. Dai, su, che abbiamo da fare un sacco di roba. Ok, Luca, non so bene dove fare il bagno, ma direi che ci potrebbe stare questo come posto. Lì vicino alla cosa, sì, credo sia il posto giusto. Vicino alla cucina. La camera io. Allora, però c'è un sacco di spazio. Sai cosa faccio quasi? Lo faccio diventare un mega bagno. Ci metto 2 WC, poi 2 lavandini così.
E poi pure due docce. Ti piace come idea? Addirittura. Guarda che spettacolo. Guarda, una doccia così, un'altra così e funzionano pure. E vabbè, ma è spettacolare. Ho fatto la camera. Vieni su a vederla, dimmi se ti piace. Arrivo, qui in alto. Guarda che roba, beh, decisamente mi piace. Non so se apprezzare tanto il mio bagno perché è un po' strano, però... Hai visto? Mi piace un sacco come idea. Guarda che roba. Questo lo usi tu per truccarti, Luca, è un po' strano come posto. No, è per te. Ma come per me? Ma smetti. Là, che c'è lo usi tu. Ogni volta usi queste scuse. Dai, su, che ho altre cose da completare. Anche perché l'ora sta per scadere. Dai, abbiamo poco tempo. E addirittura un pianoforte qui. Ma non pensi di aver esagerato un pochino? Mi piace? Certo che mi piace. No, mi sembrava un'idea carina. Quindi pensi che questo sia l'elemento finale per la nostra casa sull'albero da un'ora? Sei convinto? No, l'elemento finale è il poster di Ma come? Cosa c'entra adesso il poster di... Vabbè, non importa. Io direi che a questo punto l'ora è scaduta e possiamo dichiarare completa e conclusa questa casa sull'albero da un'ora. Mamma mia, che bestia che è guardarla da fuori, guardala. È gigantesca, è un super albero. Vabbè, a forza di costruire e piantare alberi su alberi, per forza che viene qualcosa di così spettacolare. Guarda, dobbiamo provare a piantare alberi su alberi anche nella realtà, magari viene fuori una roba molto ottima idea, Luca, complimenti. Ma nel frattempo, per decidere i nostri cari spettatori quale casa di oggi hanno preferito, se quella 10 secondi, 10 minuti o questa mostruosa casa da un'ora sull'albero. Noi ci vediamo la prossima volta, votate in tantissimi e ciao ciao! Ciao!